Presidente, è una copertura difficile quella del digitale in Liguria, ma si aspettano anche degli aiuti da parte della Regione. Gli aiuti li capiremo questa mattina, stamattina la mattinata, per capire un po' di più quello che avverrà. Certo che quello che avverrà è una rivoluzione del servizio pubblico nazionale, una rivoluzione dell'emittenza locale e quindi una rivoluzione per gli utenti che si vedranno dal mattino alla sera, si parla del mese di ottobre, inizio mese di ottobre, la fine con l'inizio di novembre, il passaggio nell'intera regione dall'analogico al digitale. Siamo venuti qui con il nostro consulente per questo incontro per il passaggio digitale. Noi siamo sulla Liguria, siamo su 64 postazioni nelle province di Savona e Imperia e cerchiamo qui per ottenere, se possiamo avere ulteriori province tipo Genova e La Spezia. Io non so qual è il piano per raggiungere tutta la provincia. Io ho un'esperienza passata di televisione privata e ben conosco le difficoltà di raggiungere ogni angolo della provincia di Savona. Satellite è un'alternativa però da prendere con grande attenzione, non tutti hanno i diritti europei di ciò che trasmettono e quindi il satellite spesso è criptato, penso ad esempio ai Gran Premi di Formula 1 che non saranno più visti da chi vede la televisione sul satellite, quindi anche le soluzioni non sempre risolveranno. Certo che operatori del settore dell'informazione, quindi televisioni private e utenti, vanno aiutati, perché questa deve essere una rivoluzione che migliora, non che cancella. La nostra realtà è qui presente da anni e vediamo poco questo passaggio al digitale di non essere penalizzati ma di essere aiutati.